Flio mal te zembra ime, spirti sceiti e ame tuo, bălța giume băinino, spirti sceiti e ame tuo, bălța giume băinino. Benvenuti a Casalvecchio di Puglia. Questa sera si conclude la quarta edizione di Vlaseria, non so se l'ho pronunciata bene, ma devo chiedere al sindaco di Casalvecchio di Puglia cosa posso fare intanto che aspettiamo il finale, che è diciamo la parte conclusiva di questa manifestazione. Lui è il sindaco, noi Andreano, cosa dobbiamo vedere di Casalvecchio, cosa non possiamo perderci? Beh, stai a Piazza Libertà e ti guardi Piazza Libertà con la panchina della Fratellanza che abbiamo appena fatto, poi ti fai una passeggiata al Murales dove c'è l'albero della Fratellanza a Brescia di Vlaseria e una bella passeggiata al centro alla Chiesa del Purgatorio, l'ex Chiesa del Purgatorio che sarà la nostra biblioteca a Brescia e il nostro paese, il centro storico, le viuzze. Fatti una bella passeggiata, Santino, tra le nostre viuzze a Casalvecchio. Vabbè, signor sindaco, ci vediamo stasera. Io intanto vado a scoprire Casalvecchio di Puglia. Oh, Giulia, mazza, mazza. E un birtia. 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 Me dai pazza. E dai a pazza. E dagli a pazzo, e dagli a pazzo e fuori tetto. E acto, maschera short, che tal di lei, e acto. Ogni sette pes, gorsetta, ti numero va. Piazza della Libertà e la sua panchina letteraria. Gorsetta, ti numero va, al pafioita, ti si numero vedo, more di aglio. Il murale di Via Greci. Piazza Padre Pio e la Chiesa del Purgatorio. Cos'è Vlaseria per Casalvecchio e naturalmente per tutti quelli che devono venire ad assaporare con mano questa bella iniziativa? Che cos'è? Letteralmente la festa della Fratellanza a Brescia. Vlaseria ha questo significato ed è questo che noi abbiamo voluto fare. Abbiamo voluto coinvolgere le comunità a Brescia italiane, che sono le comunità di lingua italo-albanese, ma non solo. Quest'anno, causa Covid, non ci sono i fratelli albanesi, ma anche Vlaseria accoglie i fratelli, le comunità albanesi, nel nome della musica, della danza, che è il fulcro della comunione, anche della tradizione che è stata tramandata, ma soprattutto della condivisione dei momenti di fratellanza. Tutti insieme condividiamo 3 giorni. E i cittadini, gli ospiti diventano cittadini temporanei di Casalvecchio, cittadini temporanei a Brescia. Vlaseria 2021 sta giungendo al termine, noi stiamo per degustare il piatto tipico di Casalvecchio. Che cos'è? Uccellite. Uccellite. Uccellite è il peperoncino, però è cucinato con un soffritto di pomodoro, aglio e peperoncino. Piatto povero della nostra tradizione, si usava per chi andava in campagna. Stasera lo degustiamo con la pancetta. E allora noi diamo appuntamento all'edizione del 2022, perché certo, si farà, e ci andiamo ad ascoltare un concerto dei... della Peppa Marriti Band, dell'evoluzione della musica tradizionale al Brescia, nel rock folk al Brescia.
e c'è da divertirsi, Santino. Grazie Noè, grazie per tutto quello che fai per la Puglia, per gli abitanti di Casalvecchio e per i turisti. Rup Blaseria! Rup Blaseria! Rup Blaseria! Rup, rup, rup! Rup Blaseria! Rup, rup, rup! Ho imparato, sì o no? Sì! Siamo via via, ho scosso ma ho scipria. Resti somma il cifteria, o sai male, o scipria.